ragazzi e bentornate sul mio canale. Oggi finalmente vi mostrerò come realizzare la borsa smeralda, che tantissime di voi mi hanno chiesto il tutorial e finalmente oggi la faremo. È veramente semplicissima e velocissima da creare. La lista di tutto l'occorrente lo trovate in descrizione insieme alla pagina del sito di Fettuccialandia, perché tutti i materiali utilizzati per questa borsa sono i loro. E iniziamo subito a creare la nostra borsa. A differenza delle altre borse, per questa base andremo a lavorare appunto catenella in tutti i fori. Partiamo sempre dal lato corto del fondo, entriamo in uno dei fori, utilizzeremo un uncinetto che passi all'interno dei fori, prendiamo il filo, ora con il filo nero dubito che si veda tantissimo, però cercherò. Ho preso il mio cappio e l'ho portato al di fuori, entro nel foro successivo, prendo il filo, lo porto fuori e chiudo in questo modo. Faccio una sorta di maglia bassissima, però chiamato anche punto catenella. Nel momento in cui andiamo a lavorare nei fori di un fondo o comunque a cucire un qualcosa tipo la padella, e ripeterò questo passaggio per tutti i fori del fondo. Quindi entro nel foro successivo, prendo il filo e chiudo, entro nel foro successivo, prendo il filo e chiudo. Cerchiamo di lasciare morbide le maglie, non stringiamo troppo altrimenti il fondo si imbarca, e vado a lavorare appunto catenella in tutti i fori del fondo. Arrivate a questo punto, andremo a puntare l'uncinetto anche nel primo foro che abbiamo lavorato. Prendo il filo e chiudo. Ora vado a cambiare l'uncinetto con cui lavorerò per tutto il corpo della borsa, e io utilizzerò il numero 5. Faccio una catenella e andrò a fare una maglia bassa nella successiva, e due maglie basse nelle tre maglie dell'angolo, quindi in questa, questa e questa, quelle che si trovano proprio all'angolo. Maglie successive, fino ad arrivare al prossimo angolo, farò una sola maglia bassa. Dovranno essere 18 maglie basse singole,
e nei successivi tre punti andremo a fare 2 maglie basse. Facciamo una maglia bassa singola nei prossimi tre punti. E un aumento nei prossimi tre punti, quindi nelle tre maglie che ci ritroviamo nell'angolo. Andremo a fare una maglia bassa singola nei prossimi punti fino ad arrivare al prossimo angolo. In totale dovranno essere 18 maglie basse singole ed ora andremo a fare un aumento nei prossimi tre punti dell'ultimo angolo. Facciamo una maglia bassa nei punti restanti. E chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia lavorata. A questo punto facciamo una catenella e andremo a lavorare una maglia bassa in costa in ogni maglia sottostante. Terminato anche questo giro, andremo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia realizzata del giro. Ovviamente se utilizzate un'altra tipologia di filati, gli aumenti potrebbero essere diversi, come potrebbero essere diversi i vari passaggi per l'esecuzione del fondo. Iniziamo ora la lavorazione del corpo borsa, che andremo a lavorare a punto spiga. Iniziamo con una catenella che ci sostituirà la prima maglia bassa. A questo punto andiamo a puntare l'uncinetto non in questa maglia, che sarebbe la maglia sottostante alla catenella, ma nella maglia successiva. Prendiamo tutta la maglia, quindi non solo la catenella, prendiamo il filo e chiudiamo. E questo sarà un punto canestro. Per far venire la spiga dovremo andare a puntare poi l'uncinetto alla base della catenella che abbiamo fatto. Prendo il filo, lo porto fuori e chiudo. E in questo modo avremo ottenuto una sorta di spiga. Continuiamo facendo una maglia bassa nella maglia successiva.
Poi non andremo a puntare l'uncinetto in questa maglia perché è la maglia sottostante alla maglia che abbiamo appena fatto, ma andiamo nella successiva, puntiamo l'uncinetto prendendo tutta la maglia, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa e si sarà formato il punto canestro. Ora dovremo andare a fare il punto obliquo, quindi puntiamo l'uncinetto alla base della maglia bassa fatta poco prima, prendiamo il filo, lo portiamo fuori e chiudiamo. In questo modo avremo creato anche l'altra spighetta. Il procedimento del punto spiga sarà lo stesso per tutto il giro, quindi continuiamo facendo gli stessi passaggi per tutto il giro. Il giro, questo sarà il risultato, e per passare al secondo giro non dovremo chiudere a maglia bassissima, ma andremo a fare direttamente una maglia bassa in questo punto, ovvero nel primo punto del giro precedente, poi andrò a fare il punto canestro in questa maglia che vedete, che sarebbe la maglia bassa che si trova sul punto canestro del giro precedente. Quindi punto l'uncinetto, prendo il filo e faccio un altro punto canestro. Per fare l'altra parte della spiga andrò a puntare l'uncinetto nella maglia bassa fatta poco prima, prendo il filo e chiudo. E questo sarà il risultato. Per fare la seconda andrò nel punto successivo. Per fare il punto spiga nel secondo giro dovremo calcolare il primo punto prima della spighetta, quindi questo, e il secondo punto dopo la spighetta, ovvero questo, che si nota benissimo perché è la maglia bassa. Quindi andiamo a fare una maglia bassa prima della spighetta sottostante, poi andiamo a fare un punto canestro nella maglia bassa che ci troviamo dopo la spighetta, e un punto obliquo puntando l'uncinetto nella maglia bassa che abbiamo fatto poco prima. In questo modo, ripetiamo, facciamo una maglia bassa prima della spighetta, un punto canestro nella maglia bassa dopo la spighetta, e un punto obliquo nella maglia bassa che abbiamo fatto poco prima. Rivedremo questi passaggi per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Qui sempre nello schermo vi scriverò per quanti giri mi alzerò, perché come al solito sto improvvisando. E in base al filato che state utilizzando poi vi regolerete, perché io sto utilizzando la piattina e magari se utilizzate un cordino più fino tipo il 5.0, il taglio, qualsiasi filato più fino, magari dovreste alzarvi un po' di più rispetto ai giri che farò io. Thank you.
mese ho terminato di lavorare il mio corpo borsa e ho fatto in totale 24 giri. Chiuderò con una maglia bassissima nello stesso punto da dove ho iniziato, quindi io andrò a puntare l'uncinetto in questo punto e faccio una maglia bassissima. Ora, per stringere un po' il bordo, andrò a fare un paio di giri a maglia bassissima in costa, quindi prendendo solo metà catenella dietro. Prendo solo metà catenella e chiudo a maglia bassissima. Vado nella maglia successiva, prendo solo metà catenella, prendo il filo e chiudo. E ripeterò questo procedimento per tutto il giro e per un paio di giri. E poi proseguiremo attaccando i manici. Terminati anche i due giri a maglia bassissima, andremo a tagliare il filo e a creare la sola di chiusura utilizzando l'ago tira fettuccia. Entriamo nella maglia successiva, cioè non quella successiva ma quella dopo, e rientriamo nell'asola, nell'ultima asola che abbiamo lavorato, proprio nel centro. E in questo modo si sarà formata questa asola e la non ci sarà nessuno scalino. Successivamente andremo a nascondere il filato in eccesso tra le maglie. Bene, a questo punto andremo ad applicare i manici. Io utilizzerò questi in bambù e li andremo a cucire semplicemente con l'uncinetto. Io non so se cucirli all'interno o all'esterno, però penso che li cucirò all'interno. Allora, prendiamo il nostro cordino che abbiamo utilizzato anche per fare la borsa e facciamo un bel cappio lungo. Troviamo il centro della borsa, lo tengo fermo in questo modo perché lo cucirò all'interno. Vado ad infilare l'uncinetto in una maglia proprio sul bordo e mi infilerò qui. Vado a prendere il cappio che ho creato . Faccio una catenella, poi vado a puntare l'uncinetto nella maglia successiva, sempre sul bordo, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Vado nella maglia successiva, sempre sul bordo, prendo il filo e faccio una maglia bassa. E in questo modo cucirò tutto il mio manico. Cucito il primo manico, andrò a tagliare il filo
lasciandolo un po' lungo, tiro fuori e con l'ago tirafettuccia andrò a bloccarlo all'interno della borsa, facendolo passare tra le maglie che ho lavorato. Io lo farò passare all'interno delle maglie basse che ho fatto per cucire il manico. Bene ragazze, spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Se è così, fatemelo sapere sempre con un bel pollice in su e un commentino qui in basso o su Facebook. Iscrivetevi se non siete iscritte, perché escono nuovi tutorial ogni settimana. Condividete il video con tutte le vostre amiche e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!